Buongiorno, allora è mattina, oggi è il 26, è il mio brufolo, vi dà il buongiorno. Non lo so, ragazzi, ho questi brufoli che non mi guariscono. Ieri li ho strizzati, quindi si sono infiammati. Adesso ci ho messo il tea tree oil. Comunque, oggi non lavoro, o meglio, non lavoro fuori casa, quindi me la sono presa comoda. Mi sono svegliata ieri, che era 25 aprile, alle 8 meno 10. Così, perché mi volevo svegliare tardi. E oggi mi ha svegliato il portinaio alle 9. Bellissimo, per una volta ho dormito un po' di più, ma mi ha svegliato perché in sostanza mi voleva dare questa robina qua, che leggete bene, è Nabla. Quindi vedete che non è ancora aperta, devo aprirla, dopo giro il video. È sicuramente la collezione di Nabla, la nuova collezione. Comunque io ho già preso il caffè e adesso mi appresto a fare colazione. Ho scaldato il mio pancake. Peraltro, siccome in tantissime mi chiedete la ricetta del pancake, ho fatto un articolo sul blog che vi lascio. Questo l'ho fatto con gli albumi, lo yogurt, cosa ci ho messo? La farina d'avena, insomma, trovate tutto. Ci ho messo anche le proteine, il cioccolato, queste qua di Food Spring, che sapete, io collaboro con loro e le proteine le ho utilizzate anche per fare il pancake. Adesso ci metto sopra lo yogurt, perché in pratica lo farcisco mettendoci un po' di yogurt sopra. Ragazze, devo dire che, a parte che ovviamente le proteine lo rendono ancora più proteico, ma è venuto buono perché sa di cioccolata. Quindi, insomma, mi è venuto proprio più buono ancora. E ovviamente, siccome io collaboro con loro, che buono. Ci metto anche un po' di farina di cocco sopra. No, anzi, non è farina di cocco, è cocco rapé. Cocco in scaglie, insomma, ci metto una coccata sopra così, vedete, viene così. E adesso me lo mangio, ovviamente, perché fra un po' vado in palestra. E dicevo, siccome sapete che collaboro con Food Springs, no, senza S, Food Spring, vi lascio ovviamente in info box il link di tutto quello che vi nomino, insomma, del sito, anche il codice sconto. E vi avevo raccontato la volta scorsa, avevo fatto un video sul ruolo degli integratori. Se vi va di vederlo, aspettate che sono ancora in camicia da notte, ovviamente. E vi avevo raccontato che prendo appunto i BCA di Food Spring, per cui dopo, prima di andare ad allenarmi, prenderò due capsule, poi due le prendo dopo. Invece, ragazze, volevo fare un'ammissione di colpa: ho sbagliato nel prendere questo prodotto, il porridge, che però dal punto di vista nutrizionale è perfetto, ha addirittura 32 grammi di proteine per 100 grammi. Poi ha appunto carboidrati, zuccheri, insomma, vi viene una colazione bella, equilibrata e buona se vi piace fare il porridge. Io volevo fare il porridge, se non che scopro, ragazze, che negli ingredienti ha polvere di latte, insomma, latte in polvere. E io non bevo latte assolutamente. E infatti, quando ho provato a farlo, ho proprio sentito l'odore del latte, che è buonissimo per le persone a cui piace, ma a me non piace, cioè sono io che odio il latte, ma perché fin da bambina non bevo questo alimento, proprio non ce la faccio. E mi dispiace perché non ho guardato gli ingredienti del prodotto, quindi insomma, sono stata io che non ho mandato gli ingredienti del prodotto, che non ho guardato gli ingredienti del prodotto. Lo regalerò a Francesca, che invece ama il porridge, mi ha detto: sì, io lo consumo un sacco di volte alla settimana, è un ottimo alimento. E quindi, insomma, sono io che ho sbagliato. Però se a voi piace il porridge, sappiate che lo potete trovare. Insomma, è un'ottima colazione il porridge. Io invece sto mangiando alternando al pancake, che appunto ho fatto con le proteine, il loro muesli proteico che vi avevo fatto vedere l'altra volta, e invece con quello mi trovo strabene. Vabbè, io adoro il muesli, faccio muesli e yogurt.
Più tardi, però, quello che volevo fare era il pane proteico, quindi oggi farò la ricetta. Cuocerò il pane proteico, così vediamo come viene. Se viene buono, ve lo dico subito, perché pane proteico, ero quando ho visto che c'era il pane proteico, ero contentissima. Peraltro, questo ha 44 grammi di proteine per 100 grammi, ragazze. E poi ha fibra alimentare 20 grammi per 100 grammi. Poi ha 15 grammi di grassi, sempre per 100 grammi. E 7,8 di carboidrati. Cioè, eccezionale come profilo nutrizionale, perché è fatto con semi di lino 16%, proteine di uova di polli allevati all'aperto, isolato di proteine del siero del latte, bucce di semi di psillo, farina sgrassata di mandorle, semi di girasole, semi di zucca, isolato di proteine del latte, sesamo, farina di grano saraceno, estratto della pectina dalle mele, crema tartaro, sale marino. Buono, cioè non vedo l'ora di cuocerlo veramente. Lo farò tipo verso l'ora di pranzo o dopo pranzo, quando torno insomma dalla palestra, faccio la pagnotta. Questi sono 230 grammi, non ho idea di come venga grande la pagnotta. Lo scopriremo solo facendo. Intanto mi mangio i pancake. Ok, pancake finito, ragazzi. Peraltro il portinaio mi ha anche consegnato questa, la My Julie Candle ai fiori di cotone, che praticamente è una di quelle candele che dentro hanno un gioiello e dovrebbe essere un gioiello appunto in argento con gli Swarovski. Però poi, se si è fortunati, se ne può trovare anche uno in oro bianco con dei diamanti, che può valere da 250 fino a 1000 euro, se non sbaglio. E io questa non l'ho ancora accesa. Dicevo che hanno praticamente lo stoppino di cotone, sono 100% vegetali e sono prodotti a Grasse, che è praticamente la patria dei profumi francesi della Provenza. Può esserci un anello, un braccialetto, degli orecchini o una collana. Tutti con gli Swarovski. Oppure, appunto, se sei fortunato, può esserci un gioiello in oro bianco con diamanti che può valere fino a 1000 euro. Ci sono più di 20 profumi da scoprire. Questo è Fiori di Cotone. Voglio vedere, vediamo come è fatta. Spero non mi caschi e la rompa. Il pack è bellissimo. Cioè, guardate com'è bello, sa proprio di roba primaverile. Poi azzurro, ragazzi, azzurro. Ma che carina! Proprio bella bella, guardate. Ha un profumo super delicato. Sapete che sono in periodo fissa candele. Ovviamente vi aggiornerò per dirvi che cosa ho trovato e anche se profuma, ragazzi, aspetta che io sono severa. L'odore è molto 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 delicato, molto buono. La accenderò a breve. Sto finendone un'altra che è qua alle mie spalle, la vedete che è accesa. Sto finendo un'altra candela, non appena quella finisce, accendo la My Julie Candle. Molto carina. Mi sono truccata. Ho fatto il video di Nabla, però adesso sto per pranzare perché è tardi, sono le 2, quindi non sono andata in palestra perché è arrivato il pacchettino di Nabla inaspettatamente già oggi e quindi ho deciso di fare subito il video. Ma non so se ci vado in palestra o vado con la mountain bike a farmi una bella passeggiata con la mountain bike e domani mattina faccio le gambe. Non so, una delle 2 sicuramente. Per cui adesso pranzo, poi decido. E nel frattempo, cosa faccio a pranzo? Sedanini di farina di ceci, che erano quelli che avevo preso al MD, e non vedo l'ora di provarli. Sto facendo un sugo di pomodoro con le olive nere e quindi li condirò con quel sugo. E poi sto facendo gli ossibuchi di tacchino. Forse mangerò dell'iceberg in insalata. Quindi adesso butto la pasta. Eccola qua, guardate che
Sono piccolini così, vedete. Vi faccio sapere se mi piacciono. Adesso vado a buttare la pasta perché bolle. Se sentite bla 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 bla, perché sta bollendo la pasta, Ok, l'acqua. Pasta buttata, adesso aspetto che cuocia. Non so se oggi si sono dati appuntamento tutti i corrieri dell'universo per passare qua a casa. Forse perché pensavano appunto che molti non lavorassero, quindi magari di trovarli, non lo so. Comunque mi è arrivato un pacchettino di Heisenberg adesso, cioè subito dopo che ho buttato la pasta ha suonato il corriere, un pacchettino di Heisenberg che vedete ancora. Ok, e dentro c'è la O Fresh. Eccola qua. Sapete che mi sta venendo in mente che forse la avevo già? Devo controllare, aspettate. Sì, la possiedo già, ma non mi ricordavo se questo fosse il nome, ma siccome d'estate la adoro, è più che gradita perché mi piace veramente tantissimo. È un profumo molto molto fresco. Vediamo, dice, come tipo di profumo. Fragranza di scintillante freschezza e personalità francese, bergamotto che si intreccia al pepe rosa nelle note di testa fino a incontrare le fredde note di cuore, dell'anice, della menta, quindi è super fresco per l'estate, accoppiate ad una delicata nota di neroli su un persistente fondo di legni preziosi. Il neroli è l'arancio amaro. Note di testa: bergamotto, cardamomo, pepe rosa, note di cuore, anice, menta, zenzero, lavanda e neroli, e note di coda a legni preziosi, quindi è veramente molto molto fresco, quindi top come profumo estivo. Ma non è tutto, perché mi ha dato due sacchetti, l'altro è di Sephora, andiamo a vedere. Allora, Dr. Jart e Chic Pearl, eccolo. Di questo avevo già ricevuto qualcosa, ragazze. Io non mi ricordo. Vediamo. Allora, Chic Pearl cos'è? Speciale festa della mamma. È un'edizione limitata, un cofanetto per la festa della mamma. Che allora, loro sono un brand coreano, ovviamente, come tantissimi che adesso sono arrivati da Sephora. Ed è un nuovo trattamento perfezionante a base di centella asiatica, detta anche erba della tigre, che favorisce il processo di rigenerazione cutanea. Contiene il Tiger Grass Color Correcting Treatment da 50 ml, un trattamento perfezionante per proteggere le pelli sensibili. Aspettate che, vedete, è fatto così. Adesso lo voglio aprire. Di tutte le mamme che solitamente sono restie a utilizzare prodotti viso anche semplici, appena applicata il colore verde della crema si colora in un delicato tono rosa beige con un leggero effetto coprente, lenendo, proteggendo, uniformando. Ha un filtro UV bene di 30, ottimo. È una speciale barriera in grado di contrastare aggressioni esterne e protegge la pelle per tutta la giornata. Lenisce e dona sollievo immediato alla pelle agendo con efficacia sulle imperfezioni. Bene, questo qua. E poi contiene anche due altri trattamenti: il Tiger Grass Repair Serum e il Tiger Grass Cream. Invece l'altro cosa è? L'altro è Dermaclair con il micro pad. No! È un micro peeling, micro gommage al latte, peeling, trattamento bifasico, trattamento micro peeling, con i pad, vedete? I cottoncini, c'è chi non vuole che li chiamiamo pads. Tampone da 100% naturali in garza di cotone. Vedete, sono tutti i cosini di cotone e questo è il micro peeling. Wow! Provare. Urge video prova di questo prodotto. Ma ragazze, ma quanto è figo il mascara di Bottega Verde? Cioè, è fantastico. E anche questo rossetto. Make up fatto col fondo di Fenty Beauty è correttori
Kat Von D e MAC. Ma make up semplice, ma che rende sempre moltissimo. Praticamente fondo, sopracciglia, mascara e un rossetto di quelli strong. Bene, carissimo. Allora, dice, è un delicato latte microesfoliante derivato dalle procedure esfolianti a base di latte dermatologico. Mi si sta bruciando il tacchino. Bene, devo scolare la pasta. Detto questo, però, l'azione esfoliante del peeling complex deterge i pori in profondità. Latte di noce di cocco, pantenolo, conferiscono alla pelle una sensazione calmante e idratante. La formula costituisce una barriera idratante che migliora l'elasticità e l'idratazione. Il glutatione rinnova la superficie epidermica, eliminando le cellule epidermiche morte, lasciando conferendo maggiore luminosità alla carnagione unificata e liscia. Buono! Ovviamente questo lo voglio utilizzare in un video. Non contiene parabeni, solfati, oltre ai principali ingredienti nocivi come profumo, coloranti artificiali, PEG, alcol denaturato, trietanolamina, insomma, non li contiene. Sottoposto a test dermatologici ipoallergenico. Wow! Questo è da provare assolutamente in un video. Poi, passando a cose importantissime, devo piantare il basilico, ragazze. Ho qua i miei semini di basilico, quindi dopo pranzo, andremo in giardino e pianteremo il basilico insieme. Adesso mangio. Buon appetito. Allora, ragazzi, ho pranzato, mangiato troppo perché mi sarò fatta 150 grammi di quella pasta, che non è male, però è un po' particolare, un po' strana, ma sarà che io preferisco comunque il riso alla pasta in genere, che sia integrale, che sia normale. Sono una da riso di più. Beh, comunque ho mangiato veramente tantissimo, tantissimo di pasta. Ho mangiato tre ossibuchi così di tacchino con mezzo iceberg. Ho la pancia, cioè sembro incinta, ragazze, guardate. Vi rendete conto? Sembro una donna incinta perché ho mangiato a dismisura. Questo che avete sentito è il mio microonde che mi sta avvisando che l'acqua che ho messo a bollire è pronta perché sto per prendere un tè di quelli dimagranti che praticamente vi fanno dimagrire, tipo ne bevete per una settimana, 10 giorni e dimagrite. Non è vero, dai. Dai, stavo dicendo una stupidaggine. Questo è della Lidl, della linea Ernesto, ed è un tè normale. Che scema che sono. Mi piace dire queste stupidaggini. Mi voglio calare nella parte di quelle che vi dicono: dimagrisci col tè, dimagrisci col tè. No, ormai non è vero. Ormai questa roba che ho mangiato, il mio corpo la deve metabolizzare. E come la metabolizzerà, Dio solo lo sa, farà quello che gli pare e non c'è te che tenga. In pratica lo scherzo è durato poco perché sono tonta, non sono molto brava. Comunque questo tè è effettivamente una figata, me l'aveva mandato una ragazza di voi che mi segue a Natale. Si chiama Gioia di Vita ed è la tisana del buon umore, ed è strabuona, ma forse è la tisana più buona che ho mai mangiato, magari bevuto. Pezzi di mela, fiocchi di carota, foglie di rovo, foglie di eucalipto, pezzi di barbabietola rossa, fiori di carcadè, foglie di lemongrass, aromi e pezzi di mandarino. Cioè, grazie, tu sai chi sei, grazie, perché è veramente super buona, ma ormai l'ho quasi terminata. L'ho messa in questo vasetto per praticità, a parte che è bella proprio da vedere. Vedete che ha tutti i pezzettoni grossi, non so se... Ecco, vedete che ha i pezzettoni quelli grossi, grossi, no? Guardate, è super buona, super, super buona. Quindi vedete come funziona l'infusore, che poi l'aveva fatto uguale anche un'azienda di quelle che manda i tè. Comunque io l'ho preso dalla Lidl, è quello di Ernesto. Voi mettete questo così, fate fare lo scatto, ok? E... Poi ci buttate sopra l'acqua bollente. Vado a farlo nel lavandino, se no faccio un casino. E voilà. Poi lo riverso nella tazza per praticità. O lo bevo qua. Non lo so, però mi piace proprio guardare come avviene l'infusione. Quindi niente, chissà dove... Tu che me l'hai regalata, questa gioia di vita. E io ti ringrazio perché è proprio una gioia, sto tè. Dove lo posso comprare?
se lo volessi riprendere, perché è strabuono, stra buono, caspita. Credo di aver bevuto un tè così buono solo della IOGT. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è molto molto buono, la Woman's Balance. Che però ho buttato la scatola originale, cioè quella dove stavano contenuti i filtri, quindi non ho idea di cosa ci sia, ma è senza caffeina, questo me lo ricordo, ed è un'infusione ayurvedica di piante e spezie ed è strabuono. Questo forse è buono, mi piace, però questo mi piace di più. Però sono i due più buoni che ho mai bevuto, super buono. Peraltro questo invece era il contenitore di un tè, anche questo molto buono, all'arancia, che ho ai fiori d'arancio, forse ai fiori d'arancio, che aveva fatto la mia amica Francesca per il suo matrimonio come bomboniera. Questa è la bomboniera del matrimonio della Fra. Guardate quanto è carina, era un'idea bellissima. E io ho finito il tè, insomma ci metto i tè sfusi che magari mi capita di avere. Peraltro ho anche questo qua da aprire di DM, che è la cranberry, non so cos'altro, leggo solo cranberry, il resto è tutto in tedesco. La leggo dietro: preparazione di tisana frutta aromatizzata con aromi di mirtillo rosso e fragola, mela, ibisco, bacche di sambuco, foglie di mora, bucce di rosa canina, bucce d'arancia, aroma di fragola, aroma di mirtillo, mirtillo rosso. Ah, questa potrebbe. Io non amo i frutti rossi, però questa vedete come ha i pezzettoni belli grossi pure lei. Io adoro così quando hanno i pezzettoni, però voglio finire quella lì, gioia di vita, e poi provare questa. Anche perché adesso inizio a farle la mattina, e poi le tengo in frigo in modo da berle fresche durante la giornata. Le tengo in questo infusore, così levo il coso, per non tenere in infusione troppo tempo la tisana, che non va bene, e poi metto in frigo a sfreddare. Buonissimo. Però adesso sapete cosa faccio? Siccome devo digerire, vado a piantare il basilico. Vi porto, venite. Devo mettere, vado così con la roba di casa, però mi metto le scarpe da ginnastica perché ho le pantofole e andiamo a piantare il basilico. Ah, c'è un po' di arietta, ragazze, sono ovviamente in giardino e ho qua tutto l'occorrente per procedere al mio giardinaggio. Guardate, un sacchetto qua con dentro gli attrezzi e adesso procedo. Eccomi qua. Adesso ho la mia vaschetta. Devo innanzitutto buttare fuori le radici vecchie. Ok, e poi devo zappare, vedete? Il mio vasetto, vedete, ci sono dentro tutte le infiorescenze che avevo tolto dalla pianta vecchia. Quindi sapete cosa faccio? Levo un po' di terra e la metto nel sacchetto.
infiorescenze secche e spargo nel terreno. Dovrebbero nascere 60 milioni di piante di basilico. Perché qua dentro sono contenuti un botto di semi, butto la terra. Ricopro, poi adesso a casa innaffio il tutto e vediamo se il mio basilico cresce. Peraltro ho anche piantato le zinnie, che sono dei fiori che mi avevano dato ad un evento di Sephora, e io le ho piantate e stanno crescendo, poi ve le faccio vedere. Questo sacchetto va buttato, è da mettere nella spazzatura. Io riporto a casa il mio vaso con le mie attrezzature da giardinaggio, magari le chiavi e il cellulare, che siete voi, e finisco di lavorare, perché poi o esco in bici o vado in palestra, una delle due. Comunque adesso vado a dare l'acqua appunto al mio basilico e niente, non gli resta che crescere, perché poi a fine anno, a fine stagione estiva, cioè a settembre, ottobre, dipende da quando sfiorisce un po' il basilico, faccio il pesto con l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva. Colgo il basilico, no, non faccio il pesto, faccio il basilico sott'olio, non so perché ho detto il pesto. Comunque adesso torno a casa. Il giardino è troppo bello, vero? Devo riprendere a fare i video, quelli che facevo in giardino. Pollice in su per i video in giardino. Troppo belli i video in giardino. Rendevano. Vedete? Questi sono i semini che mi avevano dato all'evento Sephora. Dovrebbero diventare dei fiori. Le zinnie, appunto. E aspettiamo di vedere come saranno. Intanto ho innaffiato il basilico e quindi deve solo nascere il mio caro amico basilico. Forza, fai il tuo dovere. Allora, sto mangiando una pera e dovrei andare ad allenarmi. Allora, sono esasperata, non so se voi lo sentite, c'è il vicino che litiga tutto il santo giorno con sua madre, parolacce della Madonna, bestemmie, tutto il giorno, ma non tutto il giorno oggi, tutto il giorno sempre, tutto il giorno tutti i giorni, non ne posso più, cioè devo sentire ogni giorno sti qua che litigano. Meno male che ultimamente sto poco a casa, perché sennò sarebbe veramente una roba fastidiosissima, cioè non ne posso veramente più, non lo tollero più. Cioè, sto pensando di fare tipo un esposto al condominio per lamentarmi di sta roba, perché è veramente pesante, pesante. Bon, comunque adesso mi prendo gli aminoacidi, mi vesto e vado ad allenarmi. Così non lo sento più. Dopo invece torno e faccio il pane proteico. Ops. Adesso mi vado ad allenare. Devo andare anche domattina. Stavo pensando di passare. Stavo facendo come quelle che si trovano le scuse, no? Perché ho un po' di male alle gambe. Ieri sono andata a correre e mi fanno un po' male le gambe, nel senso muscolare, no? Quindi siccome stasera volevo fare quadricipiti, affondi, eccetera, eccetera, allora ho detto no, non vado perché mi fanno male le gambe. Invece no, vado e faccio la spalle e la schiena e l'addome, e domani mattina faccio le gambe. Questo è quanto. Quindi adesso i miei BCAA
di Food Spring, e poi due quando torno. E se siete curiosi di sapere a cosa servono gli aminoacidi ramificati, vi lascio qua il video precedente in cui lo spiego bene 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 bene. Per non rifare tutta la spiegonia, che magari qualcuna di voi l'ha già vista e si annoia, però se invece non l'avete visto, e siccome ci sono sempre tante domande sugli integratori, a cosa servono, se fanno dimagrire, bla 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 bla, per gli aminoacidi ramificati, ho fatto una bella spiegazione nel video precedente, cioè video precedente di questi qua chiacchierati, e invece ragazze, dopo sperimentiamo appunto il protein bread. Protein bread. Non so se levarmi l'anello. Mi sono affezionata a sto anello che ho in... la mia volpetta. Furba come una volpe. Credeva di essere lei. Eccomi, sono in macchina e sto andando ad allenarmi. Ho fatto le trecce perché d'estate inizio a non tollerare più i capelli e se li raccolgo mi si ingrassa troppo la testa, se li raccolgo a chignon. La soluzione trecce poi, siccome devo fare l'addome, mi consente di non stare a toccare tanto i capelli. Perché quando faccio addome lo chignon qui non mi permette di appoggiarmi nel materassino e finisco per toccarmi i capelli, riraccoglierli, le mani sono sporche e li sporco sempre. Quindi oggi soluzione treccioline, che poi sono anche molto carine, io le adoro le trecce, mi piacciono tantissimo. E invece ho un caldo fotonico perché ho messo la felpa, perché ho detto magari dopo esco sudata. Sono già le 7:30, saranno le 9 di sera, dopo, tipo 8:30, 9, e magari mi becco il coccolone di quando uno è bello tranquillo che ormai è arrivato il caldo, no? Però siccome ho proprio la canottiera, non mi sembrava il caso di uscire proprio con la canottiera. Peraltro più che la canottiera ho una tuta intera, sopra canotta, sotto legging, tutta unita. Mi vergognavo. Se incontro qualcuno nel palazzo, che è tutto pieno di vecchietti, vedete, è una tuta così, tutta intera, così, tutta grigia intera. E non lo so, non la metto spesso perché è di quelle che se c'è una magagnina la mettono in evidenza, insomma, no? Ma mi sta bene, quindi me la sono sparata. E basta, adesso quindi allenamento e dopo pane proteico, pane proteico. Così a cena, lo assaggio. Eccomi, sono tornata dalla palestra, sono distrutta, stanca, morta, ma voglio fare il pane proteico. Quindi adesso vediamo come si fa. Allora, intanto credo di dover accendere il forno e infatti dice mettere nel forno per 45 minuti a 175 gradi. Il mio è a gas, quindi io non posso regolare così la temperatura. Va. Quindi accendo il forno. Stavo parlando senza accendere la fotocamera. Molto bene. Stavo dicendo, prendo una ciotola, ho preso anche una teglia, ho acceso il forno. Bisogna mescolare la baking mixture con 230 ml d'acqua e mescolare bene, appunto. Lasciar riposare 30 minuti e poi mescolare ancora e mettere appunto nella teglia e poi infornare a media altezza per 170 scusate, 45 minuti per a 175 gradi. Va bene, allora tagliamo. No, non ho tagliato. Sì, ho tagliato. Che buon odore di semini. Si vedono anche tutti i semini, li vedete? Bene, mettiamo tutto qua dentro e mescoliamo con 230 ml d'acqua. Allora, saranno 230, aspettate che uso il BCA per guardare il livello.
No, così sono più di 250. Mi sono tirata in faccia il pane. Bene, adesso io lo lascio riposare mezz'ora. Sono le 9:20, 10:20 a meno 10. Alle 10 meno 10 lo devo rimescolare e infornare. Bene, nel frattempo mi mangio un pezzo di formaggio perché sennò muoio di fame e lui resta qua a riposare, poi dopo vediamo. Guardate, vi faccio, aspettate, vedere, eccolo, vedete? Adesso lo mettiamo a riposare e poi dopo lo inforno fra tipo verso meno 20, così riaccendo il forno, così lo porto a temperatura. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, mi sono leggermente unta le mani con un pochino d'olio, cioè me le sono bagnate e poi me le sono unte. Ho fatto la pagnottina che vedete, ho messo qua nella teglia e adesso la inforno per 45 minuti. Nel frattempo sto cuocendo le zucchine in umido e poi faccio uova strapazzate albumi e il pane. Cena top, ci vediamo dopo per pranzare, per cenare, anzi, mi sarei dovuta prendere prima perché è veramente tardi, 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 però adesso inforniamo, poi vi faccio vedere il risultato. Fatto! È venuto fuori la pagnottona, guardate che bella! Adesso la... Mamma, che buon odore! Adesso la taglio e faccio le uova. E le zucchine, ve la faccio vedere affettata, ma è troppo bella! Bellissima, voglio mangiarne subito. Ah, bolle, bolle, bollente. È buonissimo, buonissimo. Aia. Mi piace. Taglio. Ma guardate che bello! È cotto benissimo. Vabbè, ragazze, che figata! Troppo bella, guardate! Super, super calda, però. Ok, le uova sono pronte. Ci aggiungo due fette di pane. Aspettate che, ok, due fette di pane che adesso mi papperò. E poi le zucchine. La mia cena è pronta. Le zucchine sono qua. Aspettate, aspettate. Eccole qua, le zucchine. Le devo ancora mettere. Le ho fatte con un po' d'acqua, un goccio d'olio e il dado granulare che mi aveva fatto la mia amica del parco, ve la ricordate? La diva del dado. Se non avete visto, lei vi dà la ricetta su come fare il dado granulare a casa. Ragazze, io sono sfinita, sono le 11, è ora di mangiare anche per me. Oh, scusate, sono veramente cotta, vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video, spero di avervi tenuto compagnia e basta, ci vediamo domani con un altro video. Buonanotte, ma magari mi guardate di giorno, quindi buongiorno, non lo so. Ciao!